Oggi arte varia come al solito, per una Roma particolare, una Roma ottocentesca, sette-ottocentesca o forse anche seicentesca, perché qui siamo davanti al portone secondario, direi il portone di servizio di Palazzo Pallavicini. È una, come dire, una chicca particolarmente segreta fra il Quirinale e via del Mazzarino. Via che ricorda che qui c'era il Mazzarino e le sue nipoti, le Mazarinette, che avevano sposato dei Borghese, perché il palazzo prima era Borghese. È particolarmente bello e molto suggestivo. Via del Quirinale, accanto, c'è una piccola oasi in mezzo diciamo, al centro storico di Roma. Sono i giardini esterni del Quirinale. E sono stati fatti alla fine dell'Ottocento in onore della visita del re di Prussia, Guglielmo II, che per celebrare l'arrivo del Kaiser ha fatto distruggere un piccolo pezzo di quartiere cinquecentesco per farne un giardino, un grande giardino, in modo che dalle finestre del Quirinale il Kaiser vedesse soltanto verde, pieno di essenze particolarissime. Questo è il monumento che appunto nel giardino che abbiamo visto, che stiamo vedendo, di Carlo Alberto, il grande re, e da una parte del monumento, a parte la statua imponente, c'è la battaglia di Goito, cioè la gloria. Dall'altra parte, questa, ci sono le dimissioni del re, perché il re si detronizza. Come si capisce questo? Beh, sta lì, altero, e dice: d'ora in poi starò, e lo vedete dentro il bassorilievo, in poltrona vicino al caminetto. È un modo allegorico per dire che dà le dimissioni. Allora, questo è un giardino su Via del Quirinale, molto molto speciale, se così posso dire. Fra Sant'Andrea al Quirinale, Bernini, e San Carlino, sempre al Quirinale, Borromini, c'è un giardino, ma un giardino particolarissimo, a parte molto bello, ma pieno di essenze strane, come l'altro, d'altro canto, ma con un'altra provenienza. I frati missionari in Oriente, nei tempi, quando ritornavano in sede, nella tonaca nascondevano le sementi di particolarissime piante e li piantavano qua. Questo giardino c'ha dei luoghi, dei piccoli anfratti che non fanno pensare certamente al centro storico di Roma, a dei piccoli e misteriosi luoghi d'Oriente.